Perché una catechesi è un approfondimento dell'Apocalisse? Innanzitutto per conoscere meglio Gesù, amare di più Gesù, vivere più con Lui, per Lui e in Lui. Gesù è il Signore della storia, Gesù l'ha aperta, Gesù la chiuderà. Quindi l'Apocalisse, che potremmo definire un quinto Vangelo, è il libro innanzitutto della speranza. Qualcuno potrebbe dire, ma come? Ci sono i sette sigilli, le sette coppe, le sette trombe, ci sono tutti questi interventi e diremmo castighi di Dio. Certo, perché Dio è padre e non vuole che ci perdiamo. Castigare viene dal latino castus agere, che significa rendere puro. Quindi Dio interverrà nella storia per riportarci a casa, per riportarci dal padre, per riportarci alle nostre radici cristiane da cui ci siamo notevolmente allontanati. Ora, punto primo, l'Apocalisse riguarda il futuro della storia. Bisogna assolutamente rinunciare a interpretarla solo come riferendosi a fatti e personaggi del passato. Diciamo che alcuni autori, lo diciamo bonariamente, si sono resi ridicoli quando hanno pensato che l'Anticristo fosse addirittura Nerone. L'Apocalisse stessa dichiara che riguarda gli avvenimenti del futuro. In Apocalisse 4, capitolo 4, versetto 1, ti mostrò le cose che devono accadere in seguito. Ora, il libro è stato scritto nel 95 d.C. Nerone fu imperatore di Roma e morì nel 68 d.C. Quindi è morto addirittura 30 anni prima che l'Apocalisse fosse scritta. Quindi non può essere lui l'anticristo. La stessa cosa, qualcuno ingenuamente ha pensato a Caligola, ma Caligola è morto nel 41 d.C., cioè in un periodo in cui l'Apocalisse, non solo l'Apocalisse, ma anche la lettera ai Tessalonicesi non è ancora stata scritta. Va bene, quindi innanzitutto l'Apocalisse ci dice ancora una volta che la grandezza, l'universalità, l'assoluta luminosità e l'assoluta signoria di Cristo. Nessuno è grande come Gesù, nessuno è santo come Gesù, nessuno è luce come Gesù, nessuno è immenso come Gesù, nessuno è la verità come Gesù. Gesù non fa parte di nessuna serie, di nessun tipo. Non è riducibile a uno dei tanti. Gesù è diverso da tutti e nessuno è uguale a lui, in nessun modo, a nessun titolo e in nessun tempo. Quindi, diciamo subito innanzitutto questo. L'Apocalisse non vuole descrivere tutta la storia della salvezza. Il suo scopo è uno scopo circoscritto, ben definito. Il suo compito, infatti, è definito. L'area di interesse e di informazione che fornisce è ben delimitata. L'Apocalisse vuole solo fotografare quel pezzo di storia che riguarda gli avvenimenti ultimi della storia. Di questi avvenimenti ultimi ha il compito di indicare gli elementi essenziali e più significativi. Quindi, non rientra nel pacchetto informativo dell'Apocalisse fornire notizie su altre cose. Ora, questa prima puntata diremo alcune cose che devono inquadrare bene tutta la formazione. Allora, la cosa più certa è questa, che tutte le apparizioni mariane, le profezie dei grandi santi e quelle dei grandi mistici sono convergenti e concordanti nell'indicare per il nostro tempo un periodo ed eventi che noi definiremmo quelli descritti nell'Apocalisse. Tutti parlano di un'apostasia, di una grande tribolazione, quindi dell'anticristo escatologico, e poi del trionfo del cuore immacolato di Maria e quindi di un'era di pace. Facciamo una citazione ufficiale. Giovanni Paolo II, prima di essere eletto, quando era cardinale, nel 1976 andò al congresso eucaristico negli Stati Uniti. Nel suo discorso ufficiale dichiarò: "Ci troviamo oggi a dover affrontare
la più grave crisi storica che l'umanità abbia mai conosciuto. Non credo che la comunità cristiana nel suo complesso se ne renda pienamente conto. Ciò che sta avvenendo sotto i nostri occhi è lo scontro, la lotta finale tra la Chiesa e l'Antichiesa, tra il Vangelo e l'Antivangelo, tra Cristo e l'Anticristo. Questo conflitto rientra nei piani della Divina Provvidenza. È un processo in cui la Chiesa dovrà sottoporsi nella sua interezza. Quindi, come vedete, nelle grandi profezie e anche, diciamo, nelle affermazioni affermazioni ufficiali di chi rappresenta la Chiesa, noi troviamo questa indicazione chiara. La prima cosa da dire che aiuterà molto questo lavoro è che, anche se magari lo dirò in modo scioccante, in effetti non c'è una sola Apocalisse, ma ce ne sono cinque. Sembra un'affermazione strana, ma è così. Abbiamo innanzitutto, oltre all'Apocalisse giovannea, quella che approfondiremo in questi incontri, sono i 22 capitoli del libro dell'Apocalisse, abbiamo un'Apocalisse sinottica, cioè in effetti nei Vangeli, soprattutto Matteo, Marco e Luca, abbiamo dei capitoli dove c'è un riassunto, diciamo un bignami, dove c'è una sintesi di quello che poi l'Apocalisse indica. Quindi, innanzitutto il capitolo 24 di Matteo, versetti 1-51, i discepoli a Gesù fanno tre domande. Quando accadranno queste cose, cioè che non resterà più pietra su pietra, quale sarà il segno della tua venuta, quale sarà il segno della fine del mondo? Quindi le domande sono tre, le risposte sono tre. In quel capitolo una parte delle risposte riguarda la fine di Gerusalemme nel 70 d.C., ma il resto delle risposte riguardano quando sarà questa venuta di Gesù, che dovremo precisare bene in che cosa consiste, e quale sarà il segno della fine del mondo. Bene, in questo capitolo 24 di Matteo si citano le stesse caratteristiche, gli stessi avvenimenti che poi vengono riportati nell'Apocalisse. C'è un periodo terribile di grande apostasia, falsi profeti e falsi cristi, guerre e rumori di guerre, carestie e pestilenze, una grande persecuzione contro i cristiani. Ci sarà poi l'abominio della desolazione, che vedremo bene in che cosa consiste, che è il culmine, il punto più alto dell'apostasia, la grande tribolazione, poi i tre giorni di buio e poi la venuta del figlio dell'uomo sulle nubi. Ecco, questa è una cosa che l'Apocalisse si apre proprio così, con la venuta di Gesù con tutti i suoi santi sulle nubi del cielo, mentre tutti gli abitanti della terra lo vedranno e si batteranno il petto. Vangelo di Marco 13:1-37, la stessa cosa. Anche qui più o meno quella è la scaletta degli avvenimenti, e quindi abominio della desolazione, grande tribolazione, persecuzione dei cristiani, tre giorni di buio e poi la venuta del figlio dell'uomo sulle nubi. Vangelo di Luca, capitolo 17, versetti 20-37. Le risposte sono le stesse, con delle particolarità che ci aiutano tantissimo. Poi c'è l'Apocalisse paolina. Per esempio, la seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, dice: prima deve venire l'apostasia, poi verrà l'Anticristo. Nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 3, quando si dirà pace e sicurezza, allora li raggiungerà il castigo. Seconda ai Tessalonicesi, capitolo 1, versetti 6-10, quando si manifesterà il Signore Gesù dal cielo con gli angeli della sua potenza, quando egli verrà per essere glorificato nei suoi santi. Allora, quindi abbiamo visto che i contenuti, i punti fondamentali dell'Apocalisse sono registrati anche nel Vangelo e nelle lettere di San Paolo. Punto primo per l'Apocalisse: ci sono due errori da non commettere. Ci sono quelli che dicono è tutto simbolico, l'altro dicono è tutto solo letterale. Si sbagliano entrambi.
perché è necessario sempre distinguere bene i due significati. Già il Papa, nella Providentissimus Deus, diceva: noi bisogna innanzitutto partire dal senso letterale. Solo se il senso letterale ci autorizza, allora noi accediamo e ci agganciamo al senso allegorico. Per esempio, nel Salmo 114, versetti 3-4, è detto: il mare vide e si ritrasse, il Giordano si volse indietro, i monti saltellarono come arieti, le colline come agnelli di gregge. Qui è evidente che non possiamo rimanere agganciati o ancorati solo al significato letterale. Qui è il testo stesso che ci autorizza a spostarci al significato simbolico. Qui chiaramente si tratta di un significato simbolico. Altro aspetto importante è che Giovanni nell'Apocalisse segue quella che si chiama la legge della ricapitolazione. Cioè, lui cosa fa? Dice un fatto, annuncia degli avvenimenti e poi ritorna più volte ripetutamente sugli stessi fatti. Per esempio, nell'Apocalisse si parla dei sette sigilli, nel capitolo 6, delle sette trombe, capitolo 8-11, delle sette coppe, capitolo 16, ma non si tratta di 21 sigilli, di 21 castighi, di 21 interventi di Dio, ma sono sempre gli stessi sette interventi che vengono compresi e viene fatta luce su questi sette interventi in momenti successivi. L'Apocalisse lo dice lei stessa. L'Apocalisse è un Vangelo, io lo considero un quinto Vangelo. Nell'Apocalisse, diciamo, la sezione pastorale, capitoli 1-3, sono dette le cose che riguardano il presente, mentre tutto il resto, dal capitolo 4 al capitolo 22, dice che l'Apocalisse riguarda le cose che riguardano il futuro. Quindi non si può fare confusione tra i due ambiti. L'Apocalisse, io mentre parlo dell'Apocalisse vi invito tutti ad avere davanti agli occhi il testo. Procuratevi un testo del Nuovo Testamento o la stessa Bibbia. Io consiglio la Bibbia di Gerusalemme perché le letture che noi ascoltiamo la domenica durante la messa sono tratte dalla Bibbia di Gerusalemme, quindi questo ci aiuta. Ora, l'Apocalisse al capitolo 1 inizia subito con la venuta di Gesù sulle nubi e ci mette subito davanti agli occhi la grandezza abbagliante, la luminosità immensa di Gesù. Cosa significa? Che il cristianesimo vero nasce e vive solo se noi abbiamo sempre davanti agli occhi la grandezza infinita, immensa e impareggiabile di Gesù. Dobbiamo essere abbagliati, affascinati dal volto di Gesù, dalle sue parole. Dobbiamo essere abbagliati, affascinati dalla sua dottrina, dalla sua volontà. Allora, solo in questo modo, trascinati da questa luce immensa, noi potremo seguirlo, viverlo, metterlo in pratica e vincere anche le nostre resistenze e anche abbassare le nostre montagne e riempire i nostri burroni. Allora, adesso venite, prendete il testo, Apocalisse capitolo 1, versetti 7-8, inizia subito con Gesù che viene sulle nubi del cielo. Quindi di questa venuta di Gesù l'Apocalisse parla in continuazione. Allora io leggo qui, dice: ecco, viene sulle nubi e ognuno lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e tutte le nazioni della terra si batteranno per lui il petto. Sì, amen, io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che era e che viene, l'Onnipotente. Quindi, come vedete, questa venuta di Gesù è la stessa che poi noi ritroviamo nel famoso capitolo 24 di Matteo, che io ho indicato essere come un'apocalisse sinottica. Infatti, nel capitolo 24 di Matteo, dopo i tre giorni di buio, c'è scritto. Dunque, capitolo 24, i versetti sono 30-31.
Allora comparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra, e vedranno il figlio dell'uomo venire sopra le nubi del cielo con gran potenza e gloria. Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba e raduneranno tutti i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli. Quindi, come vedete, nel capitolo 24 di Matteo, nel capitolo primo dell'Apocalisse, si parla di questa venuta di Gesù. Poi vedremo nei capitoli successivi, subito dopo, nelle famose sette lettere, in tutte le lettere, salvo la seconda, Cristo accenna esplicitamente alla sua venuta. Allora, qui cosa dobbiamo dire? Diciamo subito questo: da tutti i passi biblici emerge questo, che c'è una differenza notevole tra questa venuta di Gesù sulle nubi, i padri lo chiamavano il nuvoloso, e la fine del mondo. Cioè qui abbiamo visto che nel primo capitolo dell'Apocalisse e nel capitolo 24 di Matteo si parla di questa venuta di Gesù, mentre le persone che sono sulla terra lo vedranno tutti e si batteranno addirittura il petto tutte le tribù della terra. Si tratta di una venuta di Gesù in una terra viva dove gli uomini sono presenti e vivi. Quindi è uno scenario particolare. Adesso invece vediamo, per quanto riguarda la fine del mondo, troviamo uno scenario diverso, distinto e distante. Infatti, nella stessa Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 14, è scritto così: Vidi poi un grande trono bianco e colui che sedeva su di esso. Dalla sua presenza erano scomparsi la terra e il cielo senza lasciar traccia di sé. Quindi, quando si tratta del giudizio universale, la terra e il cielo non ci sono più, sono scomparsi. Bene. Mentre invece per questa venuta sulle nubi di Gesù, la terra è ancora lì, presente, gli uomini che sono sulla terra lo vedono e si battono il petto. Quindi sono due scenari diversi. La parola di Dio fa riferimento a due avvenimenti diversi. Continua sempre l'Apocalisse e dice: Poi vidi i morti, ritti davanti al trono, furono aperti dei libri, fu aperto anche un altro libro, quello della vita. I morti vennero giudicati in base a ciò che era scritto in quei libri, ciascuno secondo le sue opere. Il mare restituì i morti che esso custodiva, e la morte e gli inferi resero i morti da loro custoditi, e ciascuno venne giudicato secondo le sue opere. Poi la morte e gli inferi furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, lo stagno di fuoco. E chi non era scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco. Quindi vedete, parola di Dio alla mano, che si tratta di due avvenimenti diversi, distinti e distanti, con caratteristiche diverse. Il primo, questa venuta sulle nubi, Gesù è chiamato il nuvoloso, è in mezzo agli uomini, in mezzo ad una terra che ancora continua a ruotare, in mezzo a uomini che lo vedono e si battono il petto. Mentre per il giudizio finale c'è scritto che la terra e il cielo sono scomparsi, non ci sono più. E che c'è poi il giudizio, vengono aperti il libro e ognuno viene giudicato in base alle sue opere. Quindi questa è la prima cosa. Quindi proprio quando si parla, ecco, un elemento di approfondimento per ognuno che ascolta è questo. Bisogna un po' approfondire nella Sacra Scrittura quali sono le caratteristiche di questa apostasia. Io vi suggerisco alcuni punti, alcuni testi. Prima Timoteo capitolo 4, versetti 1-5. Secondo Timoteo, capitolo 3, versetti 1-17, secondo Timoteo, capitolo 4, versetti 1-5. E poi ricordatevi, Luca, capitolo 18, versetto 8, quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà ancora la fede sulla terra? Quindi Gesù stesso ha indicato che ci sarà una crisi di fede paurosa, dentro la quale e per colpa della quale ci sarà la manifestazione dell'anticristo, poi ci sarà questa pulizia generale che Gesù opererà. Va bene? In effetti possiamo dire brevemente che c'è una certa analogia, no? Tra le piaghe d'Egitto e i sette sigilli, le sette coppe. Però precisiamo, le piaghe d'Egitto
sono stato un provvedimento medicinale quando l'uomo si ribella a Dio, quando gli uomini scelgono il peccato, il demonio e scelgono l'apostasia. Dio, che è Padre, non si dimentica di loro e attraverso queste piaghe, attraverso questi castighi, li riporta alla luce, li riporta alla verità. Cioè agisce come un medico che dà l'antibiotico o che dà il vaccino, quello vero. Allora, le piaghe d'Egitto riguardavano solo una nazione, mentre questi sette sigilli, le sette coppe, le sette trombe, riguarderanno il mondo intero. Cioè sarà una pulizia generale per far ritornare il mondo come all'inizio. E innanzitutto questa apostasia di cui parla la Sacra Scrittura è unica, senza uguali nella storia. Una sola volta si parla proprio chiaramente, si usa la parola apostasia, nella seconda lettera ai Tessalonicesi. Quindi quest'era messianica, che avrà delle caratteristiche che sono descritte dal profeta Isaia e che il grande Sant'Ireneo di Lione, padre della dogmatica cattolica, descrive nel suo libro Adversus Heresis, cioè contro le eresie. Questa era messianica della pace è un'era particolare, unica, che sarà successiva alla venuta di Gesù sulle nubi. Le altre cose ve le diremo man mano che andiamo avanti. Pensate che i primi cristiani pensavano che la venuta di Gesù fosse vicina, poi hanno dovuto capire che invece sarebbe avvenuta in tempi diversi da quelli che pensavano loro. Allora, per il momento ci fermiamo, perché la prossima volta invece farò così, passerò in rassegna i vari capitoli, brevemente, sempre in modo sintetico. Vorrei farvi venire il desiderio profondo, diciamo umanamente la curiosità, di andarvi a leggere direttamente il testo. Perché io, in questo libro che io ho scritto, io ho fatto il commento rigo per rigo dell'Apocalisse. E prima di ogni capitolo ho fatto sempre un'introduzione che erano come per dare a tutti la capacità di leggere bene il significato di quel capitolo. Quindi il libro sono 300 pagine, non si può riassumere in alcune catechesi di 25 minuti, mezz'ora. Quindi il mio scopo è quello di farvi venire questa grande sete e grande fame di andare a approfondire questo testo meraviglioso. Sia lodato Gesù Cristo.